Salve youtubers, benvenuti ad una nuova recensione. Prima di iniziarla, come al solito, vorrei consigliarvi un canale. È il canale di... del signor Marco, come lo chiamo io. Il signor Marco, che è un signore appunto che fa corsi, tra virgolette, per quanto su YouTube si possono fare corsi di regia, appunto di regia, dove spiega, diciamo, a grandi linee le cose principali da seguire, le linee principali da seguire per fare regia. Lo fa con uno stile molto personale e soprattutto molto molto simpatico. Quindi io vi metto il link nelle informazioni del video e iscrivetevi perché ne vale la pena. Ah, vi invito anche, se volete, a guardare il mio speciale di Halloween nel secondo canale. Lo metto come video di risposta a questo qui, quindi se volete cliccate e arrivate direttamente lì. Detto questo, iniziamo la nuova recensione. E devo dire che questo film mi ha fatto veramente incazzare. È un film dell'Asylum. Il film in questione è Monster. Plagio totale del ben più famoso Cloverfield. Vi riassumo a grandi linee la trama. Un mostro invade Tokyo. Due ragazze, guarda caso, americane, hanno filmato il tutto. Vi giuro che sarà molto difficile riuscire a recensirlo perché fa uno schifo tremendo. Ma fa schifo a piccole dosi. Che cavolo vuol dire fa schifo a piccole dosi? Guardate. Numero 5. Bastardi. Sapete cosa cavolo hanno combinato quei geni dell'Asylum? Su internet hanno letto che sarebbe uscito questo film, Cloverfield, nelle sale americane. Allora cosa hanno avuto la brillante idea di fare? Noi leggiamo tutte le informazioni possibili su questo film prima che esca e ci facciamo un film noi e lo distribuiamo 3 giorni prima di Cloverfield. Così tutti diranno, Cloverfield ha copiato Monster. Ma brutti psicopatici, ma vi pare? Ma come avete potuto pensare che sarebbe potuto funzionare una porcata del genere? Ma non ha funzionato per 2 motivi principali. Uno, il film fa schifo ed è fatto malissimo. Due, non l'ha visto nessuno il vostro film. Monster, infatti, è uno dei più sconosciuti dell'Asylum. Come ho detto prima, una bastardata, ma uscita malissimo. Numero 4. Una noia. Io odio mettere questi punti nelle recensioni perché sono troppo poco interessanti. Ma è vero. Cioè, mi spiegate come fa un film con un mostro che distrugge tutto, a caso, essere noioso? No, non come fa a essere noioso, mi correggo. Come fai tu a renderlo noioso? È un mostro che attacca la città. Fai un mostro che attacca la città. Scommetto che se lo fai di 4 ore, lungo 4 ore, non è noioso per niente. E allora com'è possibile che questo scempio sia anche noioso? Beh, perché per la maggior parte del tempo si vedono queste due ragazze che parlano. Ma il film non si chiama Monster? Dove porca miseria è sto Monster? Dopo 10 minuti di film ti sei già rotto le palle 20 volte. E se fate un calcolo vuol dire che ti sei rotto le palle 2 volte al minuto. Numero 3. La trama? Ci ho messo un bel punto interrogativo dopo trama perché non sono riuscito a capirla. Allora, io non voglio metterlo a paragone con Cloverfield perché non mi sembra giusto. Ma in Cloverfield un filo di trama c'era. Cioè, spiego meglio, deve esserci un motivo per cui, nonostante ci sia un mostro che attacca la città, i protagonisti continuino a filmare e soprattutto a non scappare dalla città. In Cloverfield, per quanto stupido fosse, c'era. Loro vanno a cercare la ragazza di uno dei protagonisti, la prendono e poi scappano. Qui non sono riuscito ad afferrarla la trama. Come ho detto prima, ci sono loro che camminano per Tokyo, nonostante loro sanno, circa metà film, scoprono che c'è un mostro che distrugge tutto, perché cacchio non se ne vanno? Camminano a caso e si ritrovano in zone a caso della città, dove, guarda caso, spesso, il mostro attacca. Ma senza un filo logico. Anche se ad un certo punto loro cercano l'ambasciata americana. Per un motivo che mi è sfuggito. Cioè, tecnicamente loro vogliono raggiungere l'ambasciata americana per poi scappare da Tokyo. Ora parte l'elenco delle cose che le protagoniste avrebbero potuto fare per scappare realmente invece di andare all'ambasciata americana. Ma la città è distrutta, ruba una macchina? Se in Giappone è pieno di biciclette e ruba una bicicletta? Scappa correndo a piedi da qualsiasi altra parte che non sia il centro di Tokyo dove c'è il mostro che sta attaccando tutto? Prendi un coltello e tagliati le vene? Tutto questo per dirvi che le scene che si vedono nel film sono incollate, ma neanche con lo sputo, con niente, sono appoggiate una sopra l'altra in una maniera pietosa. Un ringraziamento speciale agli sceneggiatori dei film dell'Asylum che riescono a dare sempre il peggio di loro stessi. Numero 2.
scene quasi a caso. Ecco, qui iniziamo già a parlare un po' più della computer grafica e del mostro. Come spiegarvelo questo? Avete presente quando avete un effetto speciale preimpostato e già fatto e dovete cercare di mischiarlo al film? È molto difficile, infatti non ce la fa nessuno. Di solito, se devi mischiare un effetto speciale al film, giri tutto e poi fai l'effetto speciale sopra il film. Ma questa è l'Asylum! Per esempio, quando il mostro sta uscendo dal terreno e ci sono le crepe per terra, oppure quando il mostro con i tentacoli, perché dovrebbe essere una piovra gigante, ma non si sa, con i tentacoli distrugge tutto e fa volare le automobili. In Cloverfield, per esempio, quando succedevano queste cose, c'era il cameraman che stava riprendendo una cosa, poi a un certo punto si girava e nella stessa ripresa gli autori mettevano gli effetti speciali e veniva una cosa quasi realistica. In Monster invece no. Nelle riprese si vedono cose a caso, tipo soldati o le due ragazze, dipende. Poi stacco nero, stacco degli effetti speciali, stacco nero, ripresa di nuovo sulle persone a caso. Questo sempre, sempre, sempre. Questi effetti speciali appaiono 4-5 volte in un film di un'ora e mezza. Loro devono fare sempre stacco nero, effetto speciale, stacco nero, ripresa di quello che si riprendeva prima. Questo metodo è una tecnica molto precisa, usata solo da registi all'avanguardia, segnata anche sui manuali di cinema, chiamata grandissima puttanata. Numero 1. Monster. Ecco, in questa posizione cercherò di racchiudere tutto il putridume che ho lasciato alle spalle con le prime 4 posizioni. Io voglio vedere il mostro, voglio vederlo. Voglio vederlo distruggere tutto, voglio vedere uccidere persone, voglio vedere lanciare oggetti a muzzo, voglio vedere farlo crollare palazzi. Non perché sono sadico, ma perché se guardo un film con un mostro, teoricamente il mostro deve fare queste cose. Comunque, avete capito. Altra domanda per voi. Secondo voi, se loro non riescono a fare una crepa nel terreno e una macchina che viene lanciata in contemporanea con le altre scene che stanno girando, il cazzo di mostro come lo fanno vedere? Esatto, non lo fanno vedere. O meglio, hanno usato questo trucchetto del disintegrare il nastro, la pellicola, il digitale, quel che è della telecamera ogni volta che inquadra il mostro. Che coincidenza fortuita! Così lo spettatore non solo è annoiato dal parlare incessante delle tue protagoniste, ma non può neanche godersi un po' di computer grafica squallida perché non te la fanno vedere. Ma porca Eva, cosa sto guardando? Non si vede una cippa! Mi spiegate come cazzo faccio a recensire un film se non si vede nulla? Ma poi, sto nastro, sta memory card, non so con quale telecamera abbiano girato, ma quante volte si può rovinare? Ma poi, in quanti modi si può rovinare? Perché ogni volta che si vede il nastro rovinato, è rovinato in 14.000 modi diversi. Una volta si vede la pellicola che va su e giù e quindi pensi è una pellicola. Una volta si vedono i pixel che esplodono, quindi dici è digitale, ma è digitale o con il nastro o un ibrido di merda? Ma poi vogliamo parlare del finale? Preferirei di no, ma comunque. Parliamo del finale. In una scena completamente a caso, uguale a tutte le altre, una delle protagoniste viene completamente, e si vede, schiacciata da un tentacolo gigante. E lì capisci, ah, ok, siamo vicini alla fine del film, ringraziando il cielo. Poi cosa succede? Stacco nero, ovviamente, ripresa con telecamera totalmente disintegrata dell'amica che è sopravvissuta con un po' di sangue in faccia e una ferita al fianco. Non sono sicuro che se un tentacolo di 40.000 tonnellate ti cade addosso, sei ferito soltanto al fianco e un po' di sangue in testa. Ma come se non bastasse, cosa sta succedendo alla telecamera? Cosa succede?
Secondo me quello finale non è un effetto speciale, è proprio la telecamera che dopo essersi rotta i coglioni di questo film si è autodistrutta. Vi giuro, purtroppo questo film ho guardato da solo, altrimenti ci saremmo annoiati in due, perché non è divertente da guardare con gli amici, non è divertente da guardare da solo, non è abbastanza squallido da essere divertente, è un film orribile che non dovrebbe mai essere visto da nessuno. Io mi sono innervosito a guardare questo film, perché io questo genere di film lo adoro, i film in prima persona. Da Rec, Rec 2, Cloverfield, Blair Witch Project, per quanto fosse una cagata, Cannibal Holocaust, The Butcher, tutti quelli giapponesi, cioè, perché ce ne sono tantissimi sconosciuti. A me piacciono, quindi questa cosa l'ho presa molto a cuore. Ora odio l'Asylum ancora di più di quanto lo odiassi prima. E se già prima esternavo il mio odio verso l'Asylum urlando alla telecamera, ora come diavolo farò a arrabbiarmi ancora di più con loro? Esatto.